La corona di spine fu usata di fatto per umiliare Gesù. In pratica fu una creazione improvvisata da parte dei romani, usata solo per prendersi gioco di Gesù. E quindi conservarla e farla diventare qualcosa che viene usato per onorare Cristo, la trasforma in un simbolo che dura nel tempo. Ma questa corona di spine, che potrebbe aver trafitto la testa di Gesù, come è arrivata ad essere esposta 2000 anni dopo, a più di 3000 chilometri di distanza, a Parigi?